Questa è la storia di una partita che è stato un messaggio più che chiaro a chi pensava di poter mettere in difficoltà l'Inter. Questa è la storia di una partita che è valsa molto più di una semplice vittoria. Questa è la storia di Roma-Inter, Serie A 2007-2008. Inter e Roma sono le squadre che stanno dominando il calcio in Italia. Nelle ultime tre edizioni della Coppa Italia le due squadre si sono affrontate sempre in finale. Due volte ha vinto l'Inter, una volta la Roma. Nella Supercoppa italiana che si gioca a San Siro sorride la squadra giallorossa che conquista il primo round in una stagione che però ne prevede diversi. Dobbiamo sempre vincere, non è andata così, allora sappiamo che dobbiamo migliorare ancora tanto, adesso è lavorare perché abbiamo un'altra stagione difficilissima, speriamo di vincere ancora quest'anno, c'è la Champions che tutti noi volevamo tanto, adesso è mettere la testa a posto, lavorare e dimenticare questa partita. Alla gara di campionato le due squadre ci arrivano a pari punti, 11. La sesta gara di Serie A mette di fronte proprio le protagoniste di inizio stagione. Le prime critiche dell'Inter arrivano dopo la Supercoppa italiana e dopo il pareggio interno contro l'Udinese la prima giornata. Allora, quale migliore occasione per cancellare tutto? Quando si affrontano due squadre forti ci sta che si possa anche perdere, ma questo vale per noi e anche per loro. Io credo che noi andando là da campione d'Italia, avendo fatto 20 punti in più, non credo che dobbiamo dimostrare qualcosa di diverso. Solo continuare a fare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e che siamo capaci di fare. Poi, ripeto, non si può sempre vincere, quindi ci può star tutto. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.